was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Per PS Evolution Rock Cup oggi mi trovo nel nuovissimo Genoa Store di Via Sestri, nel Palazzo di Bagnara, che a breve, giusto a pochi, tra pochi minuti, verrà inaugurato dai giocatori del Genoa, Pandev e Zukanovic. C'è già una marea di gente, voi sapete che io tifo per un'altra squadra, ma non c'è nessun problema, anzi sono contentissimo che apra un negozio di cose genovesi in questa città, in questa zona della città dove purtroppo tutti stanno chiudendo, e il Genoa ha avuto una bella idea, devo essere sincero, perché tutto quello che fa Italia, tutto quello che fa Genova, tutto quello che fa la possibilità di dar lavoro ai ragazzi giovani, ben venga in questa città. PS Produzione Rock Cup, ciao, seguiteci sempre. Signor Daniele Bruzzone, tra l'altro elegantemente vestito, lei è quello che ha avuto l'idea, insieme credo a qualcun altro, di aprire questo store in Via Sestri del Genoa, sì. Il club più antico d'Italia. Sì, diciamo che questa idea rientra in un progetto più ampio di Temporary Store, è la terza edizione questa, dopo due edizioni, una a Savona e una a Chiavari, quindi ci sembrava giusto posizionarci anche sul ponente cittadino. Credo che la risposta, già da quello che possiamo vedere da stamattina, è molto positiva, quindi ci fa molto piacere andare soprattutto incontro ai tifosi e alle loro esigenze. Tra l'altro, a parte il discorso di tifoserie varie, il Genoa si allena a Peli, non è neanche, è un tiro di schioppo, e probabilmente ci sarà anche la possibilità di far venire, al di là del discorso dei tifosi, anche un po' di curiosi, il che con la situazione di Genova attuale, a livello lavoro, a livello negozi che chiudono, tutto sommato è una bella cosa. Beh, intanto sì, vedere un negozio che apre è sempre un segnale positivo. Siamo certi che come posizionamento Via Sestri sia un posizionamento positivo, abbiamo trovato grande collaborazione anche da parte dei proprietari poi dell'immobile Giglio Bagnara. Sono genoani. Esattamente. Stasera sarà, diciamo, un ottimo pretesto per inaugurare la presenza di Pandev e Zukanovic, che saranno qua per firmare autografi e incontrare i tifosi. Ecco, allora, al di là del discorso, lei mi ha fatto un discorso più ampio, noi siamo un po' curiosi, giustamente, per natura. Dove vi porta questo discorso più ampio? Ma intanto incontro i tifosi, l'apertura di Savona l'anno scorso e di Chiavari l'anno ancora precedente andavano proprio in questa direzione, cioè quella del servizio. È giusto che i tifosi riescano a reperire poi i prodotti ufficiali anche vicino a casa propria, al di là della presenza di uno store online anche per il Genoa. Il concetto di Temporary Store va proprio nella direzione di andare incontro ai tifosi, quindi non è più il tifoso che ricerca il prodotto, ma è il Genoa che cerca il tifoso con i propri prodotti ufficiali. Le posso fare una domanda cattiva, perché io passo per l'avvocato del diavolo. Prego. Io mi metto dalla parte dei negozi sportivi. Sì. Non è che gli facciamo una brutta parte? No, beh, è assolutamente compatibile. Noi vendiamo un prodotto che, rispetto alla macro categoria dello sport, è un prodotto sicuramente di nicchia, e i prodotti del Genoa sono reperibili anche nei negozi di articoli sportivi, ma chiaramente in parte inferiore rispetto a quello che è il loro core business, quindi direi che ci integriamo perfettamente. La ringrazio. Grazie. Giocano di
dietro ad un pallone corrono. Lasciano il sogno in mezzo ad una strada, una città che a volte non li ama. Quei bambini siete stati voi, quei bambini siamo ancora noi. Quei bambini siete stati voi, quei bambini siamo ancora noi. Mila voci gridano sulla gradina che i cuori battono. Lasciano le amarezze in mezzo ad una strada di questa città che a volte non ci ama. Quelle voci siamo stati noi e quelle voci siete ancora voi. Quelle voci siamo stati noi e quelle voci siete ancora voi. Ci riporterà mentre dalla fossa sale già il coro di speranza di Genova. 11 ragazzi giocano, 100.000 cuori battono. 11 ragazzi corrono, 100.000 voci cantano. Avete vinto una partita a Crotone importante, eppure c'è un entusiasmo da Champions League. Sicuramente sì, abbiamo vinto una partita importantissima per noi, perché sapevamo che arrivavamo in un momento molto, molto difficile, però l'abbiamo preparata bene e abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo vinto meritamente. Come hai detto tu, questo è un grande entusiasmo, sicuramente questa gente ci merita tanto e speriamo di uscire fuori di questa situazione e di riportare Genova dove merita. Cos'è che è cambiato con Ballardini? Ma non lo so cos'è cambiato. Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato 4-5 palle gol, se anche dovevamo chiudere la prima la partita. E mister ci dà la tranquillità e ci fa sentire tutti importanti e niente, adesso dipende tutto da noi. Domenica arriva la Roma. Ma aria di derby no, però sappiamo che è una partita molto difficile. La Roma è una grande squadra, però noi ci stiamo allenando bene, ci stiamo preparando bene, lo sappiamo che per noi tutte le partite sono importanti, dobbiamo uscire prima possibile di questa situazione e speriamo di portare anche punti da casa nostra, perché in casa questo anno non abbiamo ancora vinto. Sicuramente domenica è una bella occasione. Che significato avrebbe vincere la prima partita e sparare davanti ai tifosi, che tra l'altro il ricordo della Roma, insomma, anni fa, quel 4-3 è ancora nel cuore di tanti? Sicuramente sì, dobbiamo fare i punti in casa, perché lo sapevamo che la forza nostra era sempre la casa nostra, perché il tifo qua si sente, ti dà una carica unica. Sappiamo che arriva una grande squadra, non è una partita molto difficile, però siamo pronti e speriamo di fare bene. Si era parlato tanto del tuo rapporto con Ballardini per quello che era successo alla Lazio, avete dimostrato che quello che avete detto è realtà, non c'era nessun problema fra di voi, tant'è vero che il mister ti ha schierato subito, no? Ma no, io con il mister alla Lazio non sono potuto neanche di allenarmi. Già quando è arrivato lui io stavo fuori rosa, era una decisione della società. Poi niente, qua abbiamo parlato e ci siamo per il bene di Genova tutti qua. Poi il mister fa le sue scelte e riesce
e speriamo che li fa meglio possibile, che ci, ci dobbiamo, salviamo prima e meglio, meglio è per tutti. Come è andata a Quantarab? Diciamo, nessuno di voi è un centravanti, però sei sembrato un po' come posizione il Pandev della Lazio quando giocavi con Rocchi forse. Eh sì, alla Lazio giocavamo con due punte, sì, poi qua c'è Adel, ci sono altri bravi, bravi attaccanti. Adel adesso sta facendo benissimo, un grande giocatore, ci dà la qualità e giocare con lui è facilissimo. Ma è vero che ci sono delle gerarchie tra attaccanti, noi l'abbiamo sempre parlato, ma è così, c'è cioè una graduatoria? Ma non lo so, gerarchie non lo so, è importante chi gioca, che deve fare bene, deve aiutare la squadra e vincere le partite, non c'è altro. Una coppia tra te e la Padula è possibile? Ma non lo so, questo lo dovete chiedere, chiedere a mister, poi il mister fa le sue scelte, ci alleniamo tutta la settimana e fa giocare quelli che stanno bene, quello che pensa lui, fa le scelte lui. Noi dobbiamo essere bravi di sfruttare il nostro momento, di starci sempre pronti e niente. Centurion come lo vedi? Ah, Centurion si sta impegnando, c'è tanta qualità, speriamo che ci dà una grande mano. Guarda, nei momenti di difficoltà c'è un Panicone assegnato a Crotone, tocca a te. Speriamo, sicuramente l'esperienza ci vuole in questa situazione, sappiamo che è un momento molto, molto difficile. Però, come ho detto prima, speriamo di uscire prima possibile. Ci servono tutti, non solo l'esperienza, giovani, tutti quanti, il pubblico, la società, tutti. Ci dobbiamo unire e dobbiamo, dobbiamo fare per bene di, del Genoa. Grazie. Ciao. Cosa è cambiato in questo Genoa? Contro il Crotone? Li abbiamo visto giocare veramente bene al di là del risultato, che ha dato più serenità forse queste due settimane con Mister. Sì, abbiamo lui, come ho detto prima, è entrato in nostre teste, che in questo momento è più importante, perché non siamo in una situazione bella, ma lui è entrato e abbiamo cambiato qualche cosa, siamo più solidi. Niente, cerchiamo di andare avanti e uscire di questa situazione. Arriva una partita contro la Roma che per te ha anche un significato importante, sei un ex e c'è un tuo amico come Dzeko da fermare. Ma importante no, importante partita sì per noi, per la Genoa, ma per me è una partita come, come tutte altre. Niente, bella partita per giocare, una occasione dove possiamo fare il punti contro grandi squadre e serve una vittoria contro, contro una grande squadra e proviamoci a farle, fare, vediamo. Cosa deve temere il Genoa della Roma? Cosa? Cosa deve temere il Genoa della Roma? C'è qualcosa che fa più paura della Roma? Che cosa? Ma no, sappiamo, loro sono forti, una squadra con qualità, con grandi giocatori, ma oggi in calcio non dire niente quando ce l'ha, dipende tutto da noi, come siamo noi messi in campo, se riusciamo a fare un grande sacrificio e come squadra, come ultima partita e cercare di alzare il livello di più, possiamo fare anche a Roma male. Quando il tuo gol funziona? Quando il tuo gol Quando? Ma non lo so veramente, perché non abbiamo tante punizioni vicino all'area, ma vediamo. Quindi tu sei uno che potrebbe colpire per esempio dal calcio d'angolo, perché noi abbiamo notato che quello Genoa è un po' carente, Ballardini sta lavorando un po' su queste cose, sui calci di ferro. Stiamo lavorando in tante cose, ma come hai detto, partita a partita. Più importante è la squadra, non individualmente, dobbiamo uscire come la squadra e niente, stiamo lavorando in, questa, in questo senso. Perché Genoa, secondo te, a differenza di quanto faceva in passato, non riesce a vincere a Ferrari? Non lo so veramente, non lo so, è difficile spiegarlo. E quando vedo, non c'è niente da pubblico, perché loro sono sempre dietro di noi, ma
Non lo so, quando vedo dal primo fino adesso le partite, siamo alle fine di più sfortunati, di si vede siamo una squadra scarsa, perché siamo una bella squadra con belli giocatori, e quando vedi dove abbiamo persi il punti è veramente sfortuna. Non voglio dire contro chi e contro queste squadre, tutti sappiamo, ma era così, dobbiamo lavorare e uscire di questa situazione. Secondo te il punto di svolta è stato più il derby, l'evoluzione della sconfitta, o più la vittoria di Crotone? Ma sappiamo tutti la importanza del derby per noi e per i tifosi, ma... noi siamo in questa situazione, quando giochi contro Crotone, che è uno scontro diretto, non devi perdere i punti come abbiamo perso contro Spalle e queste cose, perché non ti portano avanti. Abbiamo adesso vinto, ma piano piano, partita dopo la partita, dobbiamo andare sempre avanti e pensare così solo. Se domenica segni? Niente. Tutti? Certo, certo, faccio. Grazie. Allora, signor Montolivo, ciao. Eccomi. Enrico. Ciao, nonostante che sono sandoriano, sono contento, esatto, di questa bella iniziativa, perché quando si apre qualcosa di italiano, di, esatto, genovese, a Genova, che tu ti sera, esatto, te sei sempre il contrario, cerchi sempre di migliorare e di aprire. Com'è nata questa idea? Ma della verità è stata un'iniziativa del Genoa, che volevano aprire un temporary qui in via Sestri, che Sestri, nonostante che sia nel ponente, è notoriamente più genuana che sandoriana. Poi via Sestri è la prima via della Liguria come afflussi pedonali, questo ricordiamolo, è fra le prime sette in Italia, e quindi volevano aprire un temporary. E Daniele Bruzzone mi ha chiamato, è molto bravo Daniele, fra l'altro, devo dire, e ci siamo messi d'accordo abbastanza velocemente. Tra l'altro, come dicevo prima, è sempre una bella cosa vedere che, invece di chiudere, e con tutto rispetto, vedere cinesi, con tutto rispetto per, certo, i cinesi, vedere qualcosa di italiano, di genovese. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ora cosa fai? Aprirai uno della Sampdoria? Speriamo, sarebbe, mi piacerebbe. Me l'hanno chiesto tantissimo, Una parte di qua, certo, una parte esattamente, di là. Esattamente. Poi... Senti un po'. Cos'ha in serbo? Qualche altro colpo, no, no, adesso. No, siccome no, tu sei un vulcano di idee. Adesso per quest'anno abbiamo da fare domani sera il Black Friday, poi abbiamo il Natale, poi i saldi, e per la primavera vediamo. Per la primavera vediamo. Per il momento non si aprirà più niente. Basta, basta. Adesso, no, adesso ci interessa solo cercare di mandare avanti l'Agilio Bagnara, che è la cosa più importante. Oggi su Facebook c'era una bellissima foto del palazzo con le bandiere del Genoa, che diceva, con sotto una frase molto bella: il club più antico d'Italia. È vero, è qui scritto, certo, nel negozio più antico d'Italia. Assolutamente sì. Abbiamo festeggiato qualche giorno fa. Esatto, 148 anni. Ebbene, è sempre una bella cosa. Ma poi guarda, una cosa bella, perché il Genoa è la squadra della storia, del passato, i genuani hanno anche tutti un loro carattere. Sampdoria è diversa, la squadra magari è una squadra più giovane, no? Che fa cose molto più cura ai giovani col torneo Ravano, benissimo, c'è spazio per tutte e due. L'importante è, non dico picchiarsi, ma essere molto rivali nei derby. Assolutamente. Quello, sì. guai a perdere la rivalità. Però rispettarsi sempre. Sempre, ma è la regola. Proprio, grande rivalità, massima rivalità sempre. Sempre. Ti volevo chiedere una cosa, poi ti saluto, perché chiaramente vai, te ne vai giustamente di là a osannare i tuoi idoli genoani. Domani ci sarà una grande giornata, sì, Black Friday. Sì, alle 10, è una tradizione americana, perché oggi in America è una grande festa, perché è il Thanksgiving,
la sera dopo il Thanksgiving tutti i grandi magazzini americani fanno per una notte uno sconto pazzesco, uno sconto, una follia per festeggiare il lungo weekend del Thanksgiving. E la Giulio Bagnara che sconto pazzesco farà? Ah beh sì, nel 70%. Avete sentito, fino al 70%. Perciò, genovesi e non genovesi. Sì, sì. Domani buttatevi. Domani sera tutti da Giulio Bagnara che saranno degli sconti pazzeschi. Grazie, forza, Enrico. Forza Genova, dai, dillo tu, forza Genova. Forza Genova. Ciao, grazie. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.